Diamo adesso alcuni brevi input su quelli che possono essere dei segni che ci fanno prevedere la possibilità che un feto stia andando incontro ad uno scompenso cardiaco. Devo innanzitutto premettervi che si tratta di valutazioni complessivamente abbastanza difficili da fare, soprattutto se vogliamo applicare al feto quello che viene definito lo scoring, cardiaco. Quello che invece io ci tengo a mostrarvi in questo breve filmato sono questi due dati, quello che avete appena visto, cioè di quel piccolo versamento toracico presente, piccolo versamento pericardico per l'esattezza presente alla sinistra in prossimità della parete sinistra. Del ventricolo appunto sinistro, parete sinistra cardiaca, e le aumentate dimensioni del cuore relativamente al torace. Ricordate cioè che la cardiomegalia e l'ispessimento delle pareti miocardiche rappresentano dei segni che possono far pensare alla possibile evoluzione verso lo scompenso, ricordando che in queste immagini è possibile fare una doppia valutazione, sia di mettere in rapporto le due circonferenze, quindi due perimetri, sia mettendo in relazione fra di loro le due aree, secondo dei valori di riferimento che però sono fra loro differenti. Questo è un altro parametro, cioè di un'aumentata velocità in aorta ascendente. Il feto aveva anche una velocità in arteriocerebrale media indicativa di anemia. Io vi ringrazio.